Nel 2012 il programma Visiting Professor, realizzato all'interno del Dipartimento di Scienze Biomediche, ha visto il susseguirsi di tre professori provenienti: la professoressa Mary Fox dal Kentucky, anatomopatologa esperta nello studio del sistema nervoso centrale, che nel mese di marzo ha realizzato una serie di conferenze destinate agli studenti universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a specialisti specializzati e radiologi, promuovendo una serie di dissezioni dell'encefalo supportate da una parte teorica, nella quale ha presentato sia la realizzazione della storia biologica del sistema nervoso per passare all'anatomia microscopica e infine la parte pratica. Nel luglio 2012, sempre nell'ambito del programma Visiting Professor del Dipartimento di Scienze Biomediche, il professor Antonio Bernardo, direttore del laboratorio di microneurochirurgia della Cornell University in New York, è stato Visiting Professor e ha realizzato una serie di seminari con lezioni svolte in 3D che riguardavano anatomia e approccio chirurgico al sistema nervoso centrale e una serie di dissezioni di tipo pratico nella sala settoria del Dipartimento di Scienze Biomediche secondo una procedura di microneurochirurgia moderna che ha visto come utenti sia gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sia i neurochirurghi, sia i radiologi, specialisti specializzati provenienti anche da altre branche. Il professor Antonio Bernardo ha permesso che si stilasse un protocollo con la Cornell University e grazie alla sponsorizzazione e all'appoggio del preside emerito della Facoltà di Medicina e Chirurgia, professor Giuseppe Madeddu, si è dato inizio nel 2011 ad un programma nel quale è stato previsto uno stage di 3 settimane per un gruppo di 4 studenti di medicina che si sono susseguiti e che tutt'oggi continuano a susseguirsi frequentando il laboratorio di microneurochirurgia del professor Bernardo. Questo protocollo di tesa si è realizzato grazie anche al finanziamento fornito dalla presidenza diretta dal professor Giuseppe Madeddu e ha permesso così che tutti gli studenti potessero frequentare il laboratorio del professor Bernardo con i soli requisiti che hanno riguardato il superamento di un test di inglese, il superamento dell'esame di anatomia e la frequentazione dei seminari del professor Bernardo. Nel mese di settembre il professor Valerio Di Braini, Visiting Professor del Dipartimento di Scienze Biomediche, ha iniziato una serie di seminari secondo un protocollo di tesa firmato con il Conservatorio. Infatti il professor Valerio Di Braini è un esperto di orecchio musicale e dunque si è pensato, nell'ambito di una serie di programmazioni riferibili sia all'anatomia dell'orecchio e sia naturalmente all'acquisizione dei suoni musicali, di far intervenire un professore di fama mondiale quale Valerio Di Braini, il quale ha iniziato con questa serie di seminari un programma che spero vada avanti nel prossimo futuro, attraverso il quale lo studio dell'orecchio interno è poi proiettato nell'inserimento di una serie di suoni e di colori che permettono sia il miglior naturalmente svolgimento dell'attività fisiologica dell'orecchio e sia la migliore comprensione dell'orecchio stesso in senso anatomico.